Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui su Euro Truck Simulator 2. Oggi, dopo tantissimo tempo, facciamo uno di quei convoi. Ma uno di quei convoi stratosferici. Guardate qui quanta gente c'è. Abbiamo in lista Peppe, Robert, Caruro, Franco, Hyper Aspistes, scusami se ho nominato male, The Outpost, Midsommar Trans, questo forse non è con noi, Frankbook, Hot Hola. Wheels e Visioner. Ma dove è finito Niki? No, si è disconnesso proprio adesso, non è giusto. La disgrazia di Poderak è arrivata. Però ce l'abbiamo in radio. In realtà manca un altro elemento. Adesso in coda cerchiamo. Oddio, accendi le luci o ti bannano qua, c'è scritto. No, più che bannare mi chiccano. Inizio a uscire così anche voi riuscite a uscire. Vado con il rosso perché altrimenti tutto il convoglio non riesce a uscire dall'hotel. Comunque in radio ci abbiamo il mitico David che ci coordinerà, perché lui attualmente ha un problema con la linea, però ci riesce a coordinare. Giusto David, ci sei? Sì. Tramite i sistemi, sì, vi faccio il collegatore radio. Collegatore radio, Traxbook. Stiamo bloccando Bratislava praticamente. Sto facendo la parata. Ok, Niki, tu invece sei riuscito a rientrare? Sto rientrando. Grande Niki. Allora andiamo piano piano. Andiamo piano piano e rispettiamo i semafori. Allora. Le distanze di sicurezza, guarda, allora. E qui bisogna stare attenti perché dobbiamo fare 1000 km con tutti questi mezzi. Mi sembra che forse sarà molto difficile arrivare interi. Secondo Frankbook la scommessa è che arriviamo interi. No, ho detto 5 minuti. 5 minuti? Comunque signor Cody, vi detto che ci sarà una piccola deviazione di viaggio, perché comunque a sud di Vienna c'è stato un incidente grave. Ok. E quindi le proporrò un percorso alternativo breve. Ah, è vero, le frenate bisogna stare attenti, che qua è trick e balacche. Adesso ci mettiamo in fila così aspettiamo. Come tirare dritto? Come tirare dritto? Oh cavoli, in quell'incrocio? In questo incrocio autostradale che la sto andando giusto? Sì, sta andando giusto. Non mi sembrava molto convinto. Non mi sembrava sì molto convinto, neanche a me. No, perché ti ho visto girare a sinistra, come ha detto il navigatore, mentre il coordinatore ha detto di tirare dritto. Ah no, è che è stato un po' in ritardo. Vabbè, pazienza. Ricalcolo percorso. Allora, l'obiettivo è arrivare in Italia. Allora, almeno in Italia, dai, che lì c'è la sanità gratuita. Non sappiamo negli altri stati facciamo un incidente, c'è la sanità o no. Come funziona in Europa per la sanità? Si paga. Si paga tutto? No, c'è l'assicurazione che rimborsa. Sì. Alla prossima uscita autostradale prende invocare l'uscita per direzione Vienna. Sì, signor. Grazie. Capitano. Io però voglio essere sorpassato in questo momento per vedere tutti i camion che ci sono. Vai, sorpassatemi tutti a sinistra. Io non ho il navigatore, però non so dove andare. No. Come no? Perché adesso ci sarà la folta. Come? C'abbiamo il mega navigatore David. Abbiamo Robert che fa il capolista. Abbiamo Hot Wheels, IDK. Abbiamo Frankbook, senza semirimorchio. Frankbook, dove stai andando senza semirimorchio? Beppe. Oh, Postpad comunque è fatta all'italiana maniera, il rimorchio. Poi abbiamo Hyper. Guarda che bene. Oh, tutti Scania però, Franco Nabbo. Potevate fare la presentazione al prossimo benzinaio che c'era lì posto. Caruro, mitico. Tutti? Oh, dove sono finiti? Ma dove è Niki ancora? Oh. Se riesco a raggiungere. È ancora Bratislava. L'importante, Niki, è la tua presenza qui. Che ci sia il camion o meno, l'importante è che tu sia presente qui con la voce. Non condivide la nave che almeno vede la situazione. Sì. Ma quindi noi davanti rallentiamo? Sì, no, andate, tanto Poderak vi vede. C'avete il navigatore David che vi dà tutte le info. Continuare dritto. Alla prossima uscita, tirare dritto. Guarda qua, che bel Postpad, vero? Postpad l'ha comprato qualche italiano, guardate qua. Poste italiane. Poste italiane, sì. Socio unico. Ma comunque...
Quello che volete dire su Poste Italiane, ma nella mia città funziona bene Poste Italiane. Meno male. Da voi come va? Ma da me è sempre puntuale. Ma perché tutti parlano male di Poste Italiane? A me citofona. Vabbè, no, non è vero, cosa sto dicendo? Adesso serve la posizione di Martino 5. Martino 5, dov'è? Martino 5 è quello che fa più viaggi in assoluto nella Pod Track Trasporti. Sto guardando un po' la situazione, perché comunque eccolo Nicky Sport che vi sta raggiungendo. Grande Nicky Sport, io sicuro che c'ha lo Scania, sicuro, ci scommetto. Alla prossima uscita, avviso per Martino 5, deve prendere l'uscita a destra. Martino questa. 5. Allora, Martino 5 perché si chiama come me? Ma quanto siete bravi, oh! 5 minuti sono passati, Frank. Sono passati, eh? Siamo già in Austria. Facciamo adesso 15. Dai, 15 minuti, raga. Cioè, se sopravviviamo siete proprio dei pro. Allora, adesso prendo la posizione del primo e avviso avviso. Martino 5, se mi sente, alla prossima uscita tirare dritto. Tirare dritto. Incredibile. Aspettate che alzo un attimo un po' la voce a Nicky, io non lo so. Comunque possiamo approfittare di questi convoi per fare delle domande un po' particolari. Oh, ma quanto correte che io sto andando a 110 e non vi raggiungo? Eccoli come qua. 110, ok, no. Adesso rallentano per forza. Ok, 70, va bene Robert, va bene. All'incrocio, voltare a sinistra. Questa è Vienna? Allora, Poddy, hai fatto la gara, visto che sei a 110. Hai ragione, cavolo, adesso ho rovinato le statistiche della mia azienda. Esatto, bravo. Ma spingono troppo sti camion moderni, oh, tu premi un po' l'acceleratore e va come... Pensa con quegli elettrici come sarà la cosa. Boh, veramente, immaginati il Tesla Truck. C'è come mod. Ma l'hanno bloccata la 1.35, non l'hanno più aggiornato. Guarda qua che bel posto che ci porta, il nostro navigatore. Guarda qua, che bella Vienna. Adesso all'incrocio girare a sinistra. Oh, ma chi è che paga qua le multe? Podarak? Ok, ho capito. Dopo inviatemi le fatture delle multe che ve le pago io. Paga Martino perché è il più veloce. Oh, ma da quando è che ci sono ste città qua? Ma è di Truxbook o è la mappa di Eurotruck? No, è la mappa. Ma hai visto io sta strada? Ti interessa? Qua è pieno di fermate del bus. Ma non l'ho mai fatto io ste strade nella vita su... Ora... Ah no, è Vienna originale. Oh, avete scammato Robert che ha girato a destra. No, dovevo girare a destra. Martino che ha sbagliato. Ah, tutti polli siamo. E quindi cosa dobbiamo fare? Che navigatore? Andiamo dritto a sto punto. No, e anche Nicky Sporting ha sbagliato strada. Io sto seguendo il mio navigatore, scusa, ma non mi fate impostare la rotta giusta. Non vabbè, andiamo dritto o si allunga di tanto? Vabbè, tirato ormai dritto, cioè volevo farvi almeno apprezzare e gustare la città, ma purtroppo Martino niente. Ve l'ha impedito. No, povero Martino. Oh, guai a te se mi bullizzi Martino, eh. Oddio. Dimmi. Se ci fosse stato con la macchina avrei riuscito a meno gestire meglio la situazione, ma purtroppo la navigazione. Salutiamo Tim che purtroppo non riesce a offrire una connessione buona a David. A questo incrocio? Navigatore, a questo incrocio? Tirare dritto. A posto. E alla prossima uscita alla prossima imboccare all'uscita. Tirare dritto, cheat. Ma io leggo Bratislava, non so se sta tornando indietro. Oh, navigatore! È Martino che vi sta facendo tornare indietro. Ma dritto a destra! Dritto! Stiamo andando a sinistra, siamo andati un po'. Ah, ma dritto in quel. Ma dritto a sinistra! Dritto a sinistra! Ma è dritto a sinistra o a destra? Non a c'è dritto! Non c'è dritto! Non c'è dritto, c'è sinistra o destra! Sinistra, mantenere okay. La sinistra. Ok. Ma forse era meglio seguire il navigatore del gioco, forse.
No, forte. Così c'è più... È vero, era meglio. Più divertimento. No, io volevo fare il giro panoramico. Oh, uno quando vuole fare le cose in roleplay non riesce, Allora avremmo impostato il navigatore uscito, allora adesso c'è Lorenzo Savini. Adesso c'è Lorenzo Savini davanti. Devi imboccare l'uscita. Lorenzo Savini, hai tu la responsabilità di questo convoglio, eh? Oh, leggo la I d'Italia. Ci starebbe un po' a turni e fare un po' di scambio. Ogni tanto va avanti uno, va avanti l'altro per vedere un po' come reagisce. Peppe dice giustamente: tutte le strade portano a Bratisla. Oh, oh, oh! Tutta la strada porta una mirata. Cosa è successo? No, voglio godermi la live. Ma che non nessuno mi condivide la cosa della cosa, no. Cosa è successo? Colpa mia però, colpa mia. Dimmi che funziona contro comunque, il fenomeno. Martina di nuovo davanti, tirare dritto. Caruro mi odia adesso. Ma tiriamo dritto, ma sono tutti interi o... No, se mi senti, non siamo tutti interi. Io non ho ancora incontrato nessuno. Io mi fermo alla piazzola di sosta. Io devo andare al carro attrezzi. Martino, raga, andate tutti F7. Facciamo F7 tutti quanti. Vienna, così? F7? Sì, tutti dai. F7, dai. Perché così ci così viene anche Niki. Se fa F7, viene anche lui a Vienna. Però lui è già arrivato a Graz. Oh, ma Graz? Ma quanto corre Niki? Oh, è Spiri Gonzales. No, 90. Spiri Gonzales. È il mio Renault. Ammazza Renault, oh, tutti a insultarlo, invece è una bomba. È un Renault T. No, no, fidati che Renault tira, ma tira, riesce a tirarmi, riesco ad andare ai 90 subito anche con un trasporto eccezionale. Allora, sentite a me, raga, seguite il navigatore del gioco. Ma l'azienda di fine qual è, dato che non ho il carico? È cargo, tra. Ok. Perché tra sinistra e destra qua mi sa che finiamo in qualche casino. È Vienna che è confusionaria, è Vienna che è molto confusionaria perché c'ha tantissime stradine. Oh, adesso sono io, sono io capolista, quindi se devi dare comandi dalle a me. Oh. Allora, Poddy, prendi tu le responsabilità perché sennò finisce come un macello come prima. Vabbè, guarda che qui quello che si è incidentato sono proprio io. Tutti bravi, è arrivato Fodera che si è incidentato e Caruro mi sta bestemmiando. Fodera che è il capoditta, il casinista. Vabbè, ma c'è, qual era il tasto per riparare il camion? È quello della chat, slash slash fix. Ma perché non va più? Qual era il tasto? Slash fix. Allora, devi fare prima Y per entrare in chat. Shift 7, poi scrivi fix. Fix. Vediamo se funziona. Ah, ma non ripara il rimorchio. No. Ok, non ripara il rimorchio. Allora, addio, addio amici miei. Nessuno mi pagherà più. Ho quanto è il danno sul rimorchio? Il 70%. Minza. Allora, Poddy, ti sento. Vado dalla radio. Quando imbocca l'autostrada, tira dritto, non a destra, che riprendiamo il percorso dove abbiamo perso. Allora, Podrak, vai. Comunque l'ho detto giusto. Alla prossima uscita, imboccare l'uscita. Alla prossima uscita, imboccare l'uscita. Mi suona giusto. A me imboccare l'uscita vuol dire che dovete svoltare a destra. Ok, mi fido, Io sto andando a 70. Allora faccio... Prendere più, faccio il primo e dico imboccare l'uscita.